Eccoci qua, ben ritrovati. La domanda del giorno è inevitabile, ma fino a che punto conviene davvero giocarseli questi playoff che oramai sono all'orizzonte e che oramai hanno soltanto bisogno del conforto della matematica? Beh, la risposta viene da sé. I playoff vanno giocati, andranno giocati nel miglior modo possibile, perché lo impone la legge dello sport e perché il calcio è un giochino strano, dove non ci sono mai delle regole fisse e dove comunque si parte sempre dallo 0 a 0 e poi nell'arco dei 90 minuti si capisce quello che può accadere e come poi che piega può prendere l'andamento del match. E dunque fanno benissimo in Casa Poggio in questo momento a tenere molto alta l'asticella, a cominciare dal direttore tecnico Ninni Corda, per proseguire con il tecnico Marco Marchionni. La sfera tecnica che in questo momento è sotto osservazione, perché si sussurra, pare, almeno così dicono, rumors incontrollati, ci potrebbe essere anche l'azzeramento della sfera tecnica. Ovviamente noi ci auguriamo esattamente il contrario, alla luce di quelli che sono stati i risultati finora raggiunti. Però il tempo dirà, perché il tempo è sempre galantuomo, e il tempo ci restituirà anche la misura di quelli che sono i progetti di questa società. Playoff che vanno giocati a testa alta, a mente libera, anche se, come dire, i trascorsi non sono molto incoraggianti per il Foggia. Lo saprete, la storia ci insegna che spesso e volentieri, quando il Foggia si è imbattuto in uno spareggio secco o in quelli che da qualche tempo si chiamano playoff, poi puntualmente li ha persi. Ma per la legge dei grandi numeri, questo prima o poi, questo trend prima o poi dovrà essere invertito. Conviene giocarseli fino in fondo, così vuole la società, anche perché in questo momento è bene che le luci dei riflettori siano accesi solo e soltanto sulla squadra. Viceversa, bisognerebbe già proiettarsi sul futuro, sui programmi, su ciò che sarà. E quindi in questo lasso di tempo in cui si penserà solo soltanto al Foggia per quelli che sono i risultati che arrivano sul campo, a Viale Ofanto si potranno organizzare al meglio, perché beh, insomma, c'è tanto da fare, ci sono soprattutto risorse importanti da trovare per garantirsi il futuro, ed è a questo che guarda con grande interesse la nuova proprietà che fa capo a Maria Assunta Pintus. Ciao, grazie di essere stati con noi, ci vediamo domani.